Molte donne mi chiedono come sedurre un uomo. Ecco che esistono alcune regole base a cui attenersi, alcuni aforismi fondamentali su come fare per sedurre un uomo. Intanto dobbiamo presente questo. Non è l'attrazione sessuale che seduce, intendendo con seduzione la capacità di coinvolgere a livello profondo, a livello emotivo. L'attrazione sessuale può produrre una seduzione di natura sessuale, ma questo non significa che dopo l'uomo vuole intraprendere una relazione, vuole avere un rapporto profondo, duraturo nel tempo. E quindi possiamo dire che il primo aforisma è che il sesso può essere un'ottima esca, ma non è sicuramente l'amo. E l'esca, la donna deve, come dire, fare intendere che, diciamo, ha una sessualità prorompente con la quale potrà soddisfare le esigenze maschili, ma non soddisfarle, perché, il coinvolgimento si produce amplificando un desiderio, non soddisfacendolo. E non dovete neanche preoccuparvi di dire, beh, ma lui ci si cercherà qualcun altro, si cercherà probabilmente qualcun altro per lo stimolo sessuale, diciamo, ma questa non lo farà sicuramente innamorare, perché per far innamorare serve un coinvolgimento profondo. Quindi, primo punto, utilizzate l'esca, sesso, come creare delle aspettative di. Perché tenete presente che gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore, non facendolo. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è quello di andare a innestarsi sulle esigenze emotive, quindi cogliere quelle che sono le esigenze emotive delle persone, capendo la sua comunicazione non verbale. Spesso accade anche che le esigenze emotive siano esattamente il contrario delle esigenze logico-razionali. Quindi, qualora le esigenze emotive fossero al contrario delle esigenze logico-razionali, dovete imparare a dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte, cioè apparentemente gratificare le esigenze emotive, ma di fatto poi penalizzarle. Cioè, apparentemente devi soddisfare le esigenze logiche, ma di fatto puoi penalizzarle. Faccio un esempio. Supponiamo un uomo che abbia il desiderio di, che ne so, avere un rapporto fisico con una donna. Ecco che da un punto di vista logico, dite di sì, guarda, mi piacerebbe tanto avere con te, ogni volta che ti vedo sento battere il cuore, sento una sensazione forte, un'eccitazione, che mi verrebbe voglia di saltarti addosso. Però nel momento in cui lui poi ci prova, beh no, però sai, io sono una donna di altri tempi, ho bisogno delle mie esigenze. E mentre fate questo, poi magari lo stimolate, cercate di entrare in contatto fisico, ma senza mai eccedere troppo. Poi, se ad esempio la persona, capite dalla sua comunicazione non verbale che si aggancia sull'abbandono emotivo, e lui quindi invece però da un punto di vista logico manifesta di voler essere presente con una persona, allora dategli questa gratificazione logica, dite no, a me piace molto quando sto con un uomo, coccolarlo, dargli la mia massima disponibilità, sai, io sono un po' gay, cioè discorsi di questo genere, ma poi di fatto siate un po' sfuggenti, lui vi invita, trovate qualche scusa, sempre qualche scusa, ma amplificategli quindi il senso dell'abbandono. Ecco quindi che agendo in questo modo riuscirete ad ottimizzare tutte le possibilità per sedurre, per coinvolgere a livello profondo l'uomo che vi interessa. Bene, vi do appuntamento al prossimo video, vi invito a seguirmi sul blog http://soluzionedip.com.